Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo il Surprise Monster! Sì, che bello! Allora, finalmente mi sono arrivate due Monster LOL. LOL Surprise Monster LOL Glitter, serie Glitter e confetti Pop. Io direi subito di partire con la Glitter e prossima volta apriamo la confetti Pop. Sì, che bello! Allora, per questo meraviglioso evento di oggi andiamo a presentare le Monster che sono qui presenti. Allora abbiamo, no, le Monster no, perché lei non è una Monster, è la nostra pasta unica. Sì, ciao! Appresso chi gli va, appresso. Maria Antonietta, sì! Lei sì che era una vecchia Monster, ma adesso è Maria Antonietta, sì! Poi abbiamo la nostra terza gemella morta di Shining. Sì, ciao! Da tanto che non ci vediamo! Sì, amore, non è che gli sei mancata tanto, eh? Chi te l'ha detta a te che non gli sono mancata? Gli sono mancata tantissimo! Ma se lo dici tu. Beh, lei, ragazzi, è la nostra vintage e non può... Ormai è diventata un'icona la nostra terza gemella morta di Shining. È l'icona delle Monster LOL. Poi abbiamo faccia sfornata, sì, ciao! La nostra faccia sfornata, guarda la faccia come sfornata. Ciao amore, come stai? Bene, tu? Sì, anch'io, va bene, basta. E poi abbiamo un trittico meraviglioso. Cominciamo dalla nostra Paralictus, ciao! Paralictus, eccola qua, lei sta in questa posizione, non si può muovere, per questo che l'abbiamo chiamata Paralictus. Abbiamo la sua gemella che gli va presso, Ictus, Paralictus, Ictus. Anche lei, come potete vedere, ha dei seri problemi nel muovere il corpo. E poi abbiamo Trictus. Era indecisa fra Stivalictus o Trictus. Io direi Trictus perché la terza, trittico, Trictus, capito? Vabbè ragazzi, eccoci qua le nostre, il nostro trittico de, Paralictus, no, il nostro trittico Ictus. Una, due, tre. Va bene, basta Tamara questo cognorificio, andiamo con l'apertura della Monster LOL. Mamma ragazzi, io c'ho l'ansia, c'ho già l'ansia, c'ho paura. Ovviamente le Monster, questa qui è una serie, non lo so che serie è. Abbiamo il nostro bellissimo, non è più insulso, ecco, forse hanno fatto uno scatto. Hanno fatto un passo in avanti le nostre LOL, perché questo qui è il l'indizio di Curious Alice. Cioè ragazzi, se ci fosse dentro una Monster Alice saremmo anche contenti. Comunque l'indizio è bellino. Andiamo avanti a vedere che cosa troviamo nel prossimo, prossimo strato. Troviamo i nostri adesivi. Sì, ci piacciono gli adesivi. C'è un po' di rumore, c'è. Ma guarda, ho paura, ho paura, ho paura. Andiamo col quarto strato. Cosa ci proporrà il nostro quarto strato? Dovrebbe essere una ball oro. No, non deve essere oro, perché quelle delle glitter erano perlate bianche, tamarinda. Questa dovrebbe essere una popolare. Bene, abbiamo tirato via il terzo strato. Il terzo strato non ci dà niente. E questo ci conferma che è una Monster. Ecco. Per cui è tutto regolare, ragazzi. Il fatto che abbiamo scartato uno strato senza che ci sia niente. Ovviamente, queste sono le Monster. Le nostre amiche Monster. Ah, neanche più il sacchettino. Bene. Cioè, proprio a lei. Risparmiamo. Cioè, neanche più lo sforzo di mettere il sacchettino. Però, ragazzi, l'evoluzione delle glitter. Cioè, guardate qua. Hanno tolto il sacchettino, ma il biberone è fantastico, ragazzi. Neanche quelle originali hanno sto biberon così fantastico. Cioè, è bellissimo sto biberon.
Niente sacchetto, ma c'è un biberon fantastico. Va bene, andiamo. Però io qualcosa mi dici di aver paura lo stesso. Non lo so perché, ragazzi, però qualcosa mi dici di aver paura. Vedi, sacchettino qua c'è. Allora, si vede che evidentemente prima se lo sono scordati. Questo è il sacchettino magico che cambia colore. Se non ricordo. Ah, tutto dentro qua. Bene, hanno diminuito i sacchettini. Cosa c'è qua? Andiamo ad aprire, ragazzi. Andiamo ad aprire. E adesso c'è la magia, immagino. Perché dentro sembra blu nero e tu lo tiri fuori ed è azzurro psichedelico. Oddio, un pattino, ragazzi! No, vabbè. Guardate, sembra blu nero. Cioè, non sto dicendo una bugia. Poi voi lo tirate fuori. I pattini glitterati azzurri. Ma sono fantastici. Fantastici, ragazzi, guardate le monster, oh mio Dio, cioè, ma chi c'è dentro sta monster? No, io non ho parole, eh. Vediamo il vestitino, beh, certo, ammazza, l'hanno proprio buttato nei glitter sto vestitino, proprio, l'hanno proprio, vabbè. Sì, io mi sto infisciando di glitter, però i pattini, ragazzi, i pattini sono una cosa fantastica, sti pattini sono meravigliosi, sti pattini, sì, ci piacciono. Adesso andiamo con l'apertura, no? Perché c'è un altro sacchettino qua. Ah no, qua ci sono degli occhiali in tinta alla bolla, che lasciano molto a desiderare. No, non mi piacciono, ragazzi. Andiamo all'apertura della Monster, che sono proprio curiosa. Oddio! No, vabbè, questa la chiamiamo psichedelica. Hanno cambiato anche la checklist. Oddio, hanno cambiato anche la checklist. Ma è quella della serie 1, della serie 2. Che cosa hai cambiato qua? Scusami. E poi questa Monster non c'è da nessuna parte. Ragazzi, il corpo si muove. No, ma quanto è bella sta Monster. Oddio, ma è bellissima. Sì, è un po' psichedelica. Infatti le chiameremo psichedelica. La nostra Monster psichedelica. Cioè, Chris è quella della serie 2, l'abbiamo visto. Cioè, vabbè. È insulsa. Tiriamo via la bolla. No, ragazzi, però anche gli occhi hanno qualcosa che non va, sembrano un po' più grandi del dovuto. Vediamo un attimo. Sì, effettivamente sono più grandi. Adesso non so se chiamarla psichedelica o qualcosa con gli occhi, perché gli occhi, guardate, sono enormi sti occhi. Ma che ti hanno fatto? Sembri sei una favola di Cappuccetto Rosso. Che occhi grandi che hai. Per vederti meglio, perché non ci vedo. Ah, a posto stiamo. Pure la Monster cieca. Va bene, allora. Tu ti chiamerai psichedelica ciecata. Sì! Lei si chiamerà psichedelica ciecata. Ma ascoltami a me un attimo, no? Ma come fai a pattinare che sei ciecata, no? Fammi capire. No, ma un poco ci vedo. Ah, ecco, giusto, giusto quel giusto che ti faccia pattinare. Sì, brava. Brava, complimenti. Ma sto vestito c'ha dei seri problemi. Beh, chiaro, è una Monster. Aspetta, perché non riesco a infilarglielo, raga. No, c'ha dei serissimi problemi sto vestito. Ragazzi, non ci arriva. Oddio. Ma perché se... Guarda, eri anche carina. Eccoti qua, mamma mia, ragazzi. Sto vestito altro che psichedelica, eh. Allora, sei carinissima. Posso dirti che sei veramente carina. Hai dei capelli dorati fantastici. Ti hanno fatto veramente una pettinatura wow. Direi che sei proprio wow. Però questo vestito, oddio. Comunque sei una Monster, voglio dire. E il tuo ciuccio non c'entra niente con te. Vabbè. Chiaro, quello è chiaro. Vediamo se riusciamo a infilarti le scarpine, i pattini. Sì, ti si infilano benissimo. Oddio, ma sei proprio carina, psichedelica ciecata. Sì. A parte il vestitino che ha dei seri difetti. Poi tu, vediamo se sei bassa come...
le ultime che mi sono arrivate. Sei un po' bassina effettivamente, però vabbè, ci sta, sei una monster. Ma sti occhiali? No, sti occhiali, no, sti occhiali, ragazzi, li tiriamo via perché con questi occhiali non ci sta proprio bene. Li possiamo mettere qua al posto del fiocco? No, neanche, via. Perché sei molto più carina così, psichedelica ciecata. Mi piaci tanto. Oddio, hai degli occhi un po', sproporzionati, se vogliamo, al viso. Però io direi che tra tutti stiamo andando a migliorare, ecco. Diciamo che questa Confetti Pop, ragazzi, trovare questa psichedelica ciecata, siamo proprio stati fortunati. Eccoci qua. Allora io, ragazzi, vi saluto. Spero che Psichedelica Ciecata vi piaccia, come piace a me, e alla prossima. Ciao!